Direi che ci siamo, possiamo iniziare. In diretta dalle colonne di San Lorenzo, con questo sole che ci spacca gli occhi. Io sono Ape, da poco è uscito The Leftovers, il mio ultimo album. Magari l'hai sentito, magari no, magari hai sentito 25, generazione, quelli vecchi. Adesso facciamo due chiacchiere e ti racconto un po' come è andato. E con me ci sono rispettivamente... Il Papi, Night Block, Sound Pills. Ho fatto ben 3 beat nel disco di Ape. Che? Felicissimo, sono un producer milanese, con noi c'è anche Slim. Yeah, Slim Night, classe 97, Dani Guarda, blocco 9. Blocco 9, ragazzi. Allora, vabbè, in assoluto, quelli che più ho preso come riferimento, comunque le cose che ho sempre preferito ascoltare sono Nas e Kool G Rap. Quindi sono loro i due, non ti dico punti di riferimento, però le robe che ascolto più volentieri. Però ci sono tanti altri gruppi e altri solisti del passato, Redman, piuttosto che i Wu-Tang, piuttosto che gli EPMD, soprattutto nella fase, diciamo, di quando sono ritornati, no? Perché una cosa che ho sempre, portato avanti è il fatto di sentirmi più rappresentato dalle cose che ho iniziato ad ascoltare nel momento in cui uscivano. Non ho mai fatto troppo digging indietro, perché le robe old, nonostante abbia una discografia in vinile con molti classici, se sono cose di periodi in cui non le ho vissute, me le sento meno addosso. Quindi ti direi su tutti Nas e Kool G Rap, però poi c'è una sfilza esagerata di nomi anche più impensabili. Ludacris, sui recenti Macklemore, che magari sembra una cosa un po' anche strana per le robe che faccio, però in realtà è tanta roba. Quindi è veramente, dovrei farti una lista enorme. Mi fermo qui che è meglio. Allora, io penso che fare confronti con le epoche precedenti è sempre riduttivo e anche sbagliato, semplicemente perché se poi le epoche precedenti non le hai vissute, gli altarini e le situazioni scomode di quelle epoche non li puoi sapere. Nel senso che io, vabbè, Vibra Records non era una major, era un'etichetta indipendente, la prima, ha creato un percorso, però anche in quella fase comunque c'erano delle difficoltà, cioè c'erano delle situazioni di visibilità che venivano a mancare, ti dovevi procurare da solo, autonomamente, quindi non era un periodo così roseo come sembra adesso, perché è passato del tempo, quindi ogni epoca di per sé ha avuto le sue difficoltà. Adesso è cambiato il linguaggio, ma della comunicazione in generale, quindi se ai tempi si facevano le pagine di pubblicità su AL, sulle riviste di settore, adesso fai i post su Instagram, su Facebook, fai le video interviste, cioè è un modo diverso di gestire la comunicazione di un prodotto. La differenza rispetto a prima è che c'è più possibilità di uscire e di avere visibilità. Questo, che è un vantaggio per chi fa bene le cose, crea poi la possibilità anche a chi non le fa bene, ma però magari ha dei soldi da investire o, tra parentesi, da buttare, di arrivare ad avere una visibilità che magari toglie ad altri. Adesso, se tu vedi, cazzo, esce una canzone rap, un disco rap ogni giorno, ogni settimana, e quindi se mi metto nei panni anche di chi deve ascoltare, se deve trovare un indirizzo, fa fatica. Infatti, secondo me, adesso, a parte gli artisti, quelli più affermati, che vengono seguiti, hanno il loro pubblico, cioè la gente segue le playlist di Spotify, le spara su, magari ascolta una canzone, la spinge, la balla, gli piace, ma non sa nemmeno chi l'ha fatto, chi l'ha prodotta, quindi è proprio cambiato. Però ogni epoca ha le sue regole, adesso le regole sono queste, e ti dico, io personalmente ho deciso di tornare e gioco con queste regole, con tutti i pro, ma soprattutto i contro che mi trovo a dover gestire, ma va bene così. Ma in realtà noi ci siamo conosciuti perché a giugno dell'anno scorso, quando era da poco uscito il CD Gemelli, l'album che ho fatto con Escher Kuno nel 2017, lui ci ha contattato perché era da poco uscito Immagina, il suo album come produttore, come rapper, e anche perché Immagina avevi prodotto tutto tu, giusto? 90% era tu, ok. E ci aveva tirato in ballo per fare un live assieme, no? E l'abbiamo fatto all'impronta Birraia, che
è un locale che poi, vabbè, lui già ci faceva altre cose, io l'ho conosciuto e mi è rimasto un po' nel DNA. E da lì ci siamo conosciuti, lui mi ha detto guarda se vuoi ho dei beat, lui è stato il primo che mi ha dato tipo, me ne avrei dati 50-60, una roba, un cartellone di beat. Io li ho ascoltati a luglio e i primi tre beat su cui ho deciso che adesso inizio a fare il disco sono i suoi. E quindi noi in realtà ci conosciamo da poco, cioè io sapevo chi era perché lui aveva prodotto delle robe nel disco di ESA, Tu sei bravo, cioè comunque era un po' che girava, però non ce l'avevamo mai incontrati. E però ci troviamo bene prima di tutto a livello personale, anche se non è che ci frequentiamo tantissimo, però ci troviamo e per me questa qua è la cosa più importante, perché poi parte tutto da lì. E quindi è nata così e secondo me lui ha fatto due dei tre pezzi che ha prodotto, sono per me quelli più importanti del disco, che sono Leader e Vocazione, perché Demoni è un esercizio di stile, uno storytelling un po' particolare. Vocazione è proprio un pezzo sentito, quindi proprio dove parlo proprio di me in prima persona, e Leader è un bangerone che anche quelli all'interno di un disco hanno la loro utilità, il loro ruolo, e quindi cioè lui ha prodotto tre momenti chiave del disco, quindi diciamo che gli ho dato una grossa responsabilità e ce l'ha superata alla stragrande, devo dire. Vuoi dire qualcosa di quanto rompo i coglioni per le strutture, dei provini? No? Sei stato bravo. Bravo, non mi hai messo tanto sotto pressione. No, bene, anche no. Io allora ho passato l'esame. Ci siamo trovati bene, su questo punto di vista, perfetto. Proprio, cioè, i beat alla fine li hai presi quasi così come erano. Poi vabbè, ci abbiamo fatto una minima di struttura in base a lunghezza di strofe, stacchi vari, basta. Però niente di particolare. Poi vabbè, il mix dell'album, in realtà poi i beat li ho prodotti io, però il mix è stato fatto poi da Jack, al Cavo Studio, Leon al Cavo Studio, quindi gli hanno dato anche una bella pompata, che li hanno fatti suonare ancora meglio di come erano anche in principio, cosa che si fa. Giustamente si dà a chi la sa fare bene, infatti ho fatto anche loro tutto il master proprio di tutto il disco, se non sbaglio. Esatto. E niente, è stato abbastanza più semplice di quello che sembra in realtà. No, in effetti devo dire che è andata proprio via liscia la semplice cosa. E naturale. Abbiamo già qualche altra idea Stiamo in cantiere ad altre robe, vediamo. E subentra lui nelle vostre prossime idee? Sì, una delle robe che abbiamo fatto su una sua produzione, lui è Slim. Tu sei Slim, giusto? Io sono Slim. 29 anni, giusto? 20 anni, abbiamo fatto sto pezzo. Ho conosciuto Ape, già lo conoscevo. Però ti sei innamorato quando mi hai visto? Sì, quando l'ho visto, in giacca e cravatta soprattutto. Ciao. Che fascino. Fuori. Il fascino fuori dal normale. E niente, ho detto voglio collaborare con lui. Vorrei. Giusto, vorrei. E poi Papi ha tirato fuori un beat fuori dal normale. Nel tuo studio qui a Milano? Sì, no, io produco tutto lì, c'ho lo studio, Soundpeed Studio in centro, zona Garibaldi. Comunque, insomma, produco lì dentro tutto, e posso registrare le voci, anche tutto, quindi ho instaurato questo bel rapporto d'amicizia con Slim e lo sto producendo diciamo al 95%, perché poi vabbè, lui fa anche altre robe con Rappirata, con i Noki. Rappirata Milano. Lui fa parte anche di Rappirata Milano, fa anche le sue robe di là che ci sta, anzi una figata, grandi. E l'ultimo video che è uscito adesso. Ha fatto un nuovo video che è uscito adesso, si chiama Ogni Attimo, sempre prodotto da me. E vi sto producendo un sacco di pezzi, tra questi beat è uscito un bel pezzo che poi è stato concretizzato da loro due insieme e è venuta una bomba, ce l'abbiamo lì in studio. Noi l'abbiamo già ascoltato un po' di volte. Noi lo vogliamo in anteprima però. Lo vogliamo in anteprima però noi. Te lo mando e ne metti un pezzettino, magari ti mando solo il beat. Dai. Dai, dopo. Lo metto come jingle. Vediamo se riusciamo a fare il video di quello, però sì. Un po' di progetti ci sono. Ci sono i progetti, ci sono. Allora, The Leftovers è un disco molto personale, anche se nella maggior parte dei pezzi non parlo quasi mai di me in prima persona, a parte Vocazione e Debutto, no? Che sono un po' il Leader, perché comunque anche Leader è uno storytelling su una vacanza estiva fatta con Tuno, che è il mio socio di sempre.
Era un disco, ed era un disco che ho fatto con molta leggerezza e molta semplicità, ma sapevo che sarebbe stato importante, perché dopo l'episodio con Kuno, che era comunque quello di un ritorno a fare musica, però con un disco fatto a quattro mani, quindi con cioè tutta una serie di influenze che non erano solo le mie ma anche quelle di Kuno, sapevo che Leftovers sarebbe stato un po' un passaggio in cui sarei comunque stato, tra virgolette, un po' sotto gli occhi quantomeno di quella che è la mia fanbase. E in realtà, nonostante questo, l'ho fatto nella più assoluta tranquillità e semplicità. Ho iniziato a scriverlo ad agosto, l'ho finito a dicembre 2017, quindi un processo creativo abbastanza veloce. Ho scelto di lavorare con tanti produttori diversi, perché dopo aver fatto il disco con Kuno, e siccome era tanto che non facevo un disco solo mio, avevo voglia di fare dei pezzi dove affrontassi delle tematiche e le sviluppassi io interamente. Quindi non ci sono featuring per questo motivo, e mi sono divertito a collaborare con produttori molto diversi, mettendomi anche io alla prova. Quindi è un disco dove, da un lato, con i contenuti e con l'impostazione del rap che gli ho dato, ho mantenuto la continuità con il mio percorso. Ho cercato di invece creare una discontinuità con i suoni, cimentandomi su produzioni molto diverse tra di loro, e per questo motivo sono molto soddisfatto del disco, che ad oggi ha dei feedback molto positivi e è molto apprezzato, proprio la qualità, dal punto di vista qualitativo. E c'è da lavorare ancora sulla quantità, perché sconto il fatto di essere rimasto fermo tanto e di avere un gap generazionale con chi magari oggi ascolta il rap, però insomma, su quello ci si può lavorare, c'è sempre tempo per recuperare, ecco. Allora, l'album è questo qua, The Leftovers. In CD lo trovate su cunetti.it/shop, che è lo shop di mio fratello Escher Kuno, che praticamente sono in affitto abusivo da ormai un anno e mezzo. No, sto scherzando. E, ragazzi, se volete supportare una roba realmente autoprodotta, molto passa da qui, perché le views, Spotify, quindi investite sto 13 euro comprese le spedizioni o 10 euro ai live, perché parte tutto da qui. E questa è un'autoproduzione vera, come era ai tempi di Mixman, Sano Business, le robe fatte con la pazzia di una volta, anche se magari oggi non è periodo per farle, però io le faccio lo stesso. Allora, è stato più divertente, e da questo punto di vista, essendo stato divertente, le difficoltà sono passate in secondo piano. In realtà la maggior parte dei pezzi, sui beat che hai sentito, cioè che le ragazze hanno qualcosa da festeggiare, d'altronde siamo in piazza a Milano, quindi va bene così. E in realtà tutti i beat che sono rimasti, a parte magari Debutto, che è quello di Fascat, che era un po' più, forse il primo pezzo che ho finito, no? Un po' più stile Golden Age, un po' come simile a 25, no? Se vogliamo, come sound, l'idea era proprio quella. Sono venuti in maniera abbastanza semplice. Ci sono altri beat che ho scartato, e scartando i quali sono arrivato poi a sceglierne altri dai rispettivi produttori. Quindi c'è un lavoro di scrematura e di selezione che ho fatto prima. Diciamo che quello su cui ho avuto un po' più, non difficoltà, ma ho dovuto faticare un po' di più, è stato quello di AMJ, che è il pezzo Noi Due, che è una roba, un tipo di suono che non ho mai utilizzato. Lui ci aveva già prodotto due robe in gemelli, però erano già suoni che avevamo assimilato io e Kuno in maniera diversa. Questo era un po' un sound, a me ricordava Currency, Wiz Khalifa, le robe di qualche anno fa, e volevo fare una roba con quelle sonorità, con quel tiro, con quell'effettistica anche nelle voci, nei ritornelli o nei bridge, però sempre avendo, perché questa è la caratteristica di ogni pezzo, cioè dei pezzi che avessero un contenuto, cioè senza mai sacrificare nulla sul messaggio e le cose da dire. Quindi quello è stato quello che ha richiesto il processo un po' più lungo, è stato anche l'ultimo pezzo, quello l'ho iniziato a scrivere a dicembre, l'ho finito a gennaio per capirci, ma proprio perché ogni volta aggiungevo qualche piccolo ritocco. Però è stato molto divertente, ed era esattamente quello che mi serviva per
concretizzare l'album che avevo in testa, perché comunque io ascolto tante robe diverse, al di là delle robe classiche che sono quelle che mi piacciono un po' di più, però ascolto anche tante cose nuove e penso che sia giusto, soprattutto se uno ha voglia di fare anche lui, che si tenga sempre aggiornato sulle cose nuove, se no cioè, rimani a rifare sempre le stesse cose e non c'è più gusto a farle, capito? Allora, abbiamo fatto l'Instora Vag sabato 17, è andato bene. Vag è un punto di riferimento su Milano, è un po' una sorta di battesimo, no? Infatti è la prima roba live che abbiamo fatto. È stato bello perché comunque è venuta parecchia gente e soprattutto molti sono venuti con tutta la mia discografia, il che voglio dire è una soddisfazione perché firmare a distanza di 14 anni una coppia di 25 comprata 14 anni fa così gli altri dischi è una grande soddisfazione. Vag era un po' il battesimo, era la prima roba diciamo ufficiale live e non penso di farne altri in store a meno che non saltino fuori magari abbinati a qualche live in giro. Adesso sta partendo la parte dei live, ne farò uno al 31 marzo a Milano, poi ce n'è un altro il 21 aprile a Milano, avremo la presentazione ufficiale il 18 maggio in Brianza, quindi nella mia, a casa mia praticamente, lì sarà anche una cosa un po' particolare con un po' di guest e poi abbiamo altre date fino a giugno, per ora sempre localizzati in Lombardia, quindi faccio un appello ai promoter che sono guardano e vedono le interviste di Rap Advisor. Ragazzi, da qualsiasi regione d'Italia siete, se organizzate delle cose, contattatemi che sicuramente un modo per organizzare una data lo troviamo. Sono i social, quindi dove potete trovarmi. E uno degli obiettivi per cui sono tornato a fare musica è proprio il fatto di avere i live, avere il contatto con le persone. Quindi, chi vuole cogliere il messaggio lo colga, scrivetemi sui social e vediamo di organizzare delle belle date. In qualche data ci sarà Slim che farà qualche diciamo apparizione con un paio di pezzi, ci saranno anche altre persone, ci sarà Cuno, faremo qualcosa di gemelli, sto cercando anche di coinvolgere amici di vecchia data con cui abbiamo fatto pezzi storici in passato, quindi perché comunque il live prevede anche qualcosa da 25, da generazione, perché è giusto poi far sentire tutta la mia musica a 360 gradi, dall'inizio ad oggi. E quindi ci sono tante idee, l'obiettivo adesso è uscire dalla Lombardia come mi capitava di fare spesso ai tempi, per cui fatevi avanti. Sicuramente, come ti dicevo prima nel backstage, io adesso sono entrato a far parte di questo collettivo che si chiama Night Block, solo di recente, io sono l'ultimo innesto della situazione. E siamo pochi ma buoni, perché siamo quattro elementi in realtà, e siamo io, Slim appunto, che è qui con noi. Fondata da Ciapo. È stata fondata da Ciapo, la Night Block, quindi c'è Ciapo dentro, Sold Out che è un altro rapper straforte che esce col video il 27 marzo, sempre sul canale Rap Pirata, a cui si appoggiano i ragazzi. Punto di riferimento è il mio studio, facciamo un sacco di robe là dentro, stiamo preparando anche è ancora un progetto lì buttato nel cervello ancora, però in realtà stiamo iniziando a preparare un po' di pezzi, stiamo facendo proprio un nostro mixtape, non sappiamo ancora la forma precisa della cosa. Un po' di musica. Un po' di musica, perché in studio a me ce n'è sempre a volontà, quindi quando si entra lì dentro qualcosa succede per forza. E ti direi questi per adesso, non mi viene in mente, nel senso forti che personalmente conosco e appunto mi sono innamorato e sono entrato in collaborazione sono loro, Slim, Ciapo, Sold Out, Night Block e altri ragazzi, ce n'è tanti forti, poi in giro soprattutto Milano non te li so dire neanche perché ce n'è veramente tanti giovani forti
questa roba ormai è diventata dell'hip hop. È universale. Sì, nei nostri tempi era un po' diverso, no? Facevi il rapper, eri un po'. Guardato male. Sì, anche guardato male a volte, dico la verità, perché avevo amici zarri che andavano a ballare la house e io invece andavo in giro con i baggies. E... ci insultavano poi, ero capitato. Io mi ricordo nel lontano 93 era il periodo che c'era il disco degli OTR, quando meno te lo aspetti, che c'era quella roba lì, c'era Frankie Energy, poi Sangue Misto, alla fine i dischi erano quelli. Avevo le Puma Suede verde acqua fighissime comprate qua, mi pare da Alberto, da Vag, anzi grande Vag. E minchia raga, sembrava che avevi, cioè, cos'è sta roba? Sì. Comunque, facevi a botte per ribadire il tuo diritto a essere... Mi aggancio al gancio, perché ho nominato l'OTR, quindi saluto anche ESA, assolutamente, e ne approfitto per farmi una mini pubblicità. Stiamo facendo con ESA una storia fighissima, la stiamo organizzando io e lui e un paio di altri ragazzi, 13, Rastea, e... Stiamo facendo questa cosa che si chiama Domenica Hip, una vera gemma. Una gemma alla vecchia che si fa all'impronta Birraia, che è il locale che prima diceva Ape, che è un posto dove io lavoro anche da fonico ogni tanto, e stiamo facendo questa jam tutte le domeniche pomeriggio, l'abbiamo già avuto confermato tutto aprile anche, quindi si fa aprile, forse si prolungherà anche a maggio, perché la roba sta diventando, era pieno di gente l'ultima domenica, che tu sei venuto alla prima, che era andata un po' così, sta diventando sempre più grossa sta roba, è una figata, una jam alla vecchia, mini intervistina con ESA e due o tre pezzi di tanti artisti diversi. E ci sarà anche Ape ad aprile ospite, Slim l'ha fatta domenica scorsa, sold out la domenica prima, e ne approfitto per invitare gli amici all'impronta Birraia a Milano a questa super gemma alla vecchia maniera. La vecchia maniera, però la figata è che è in diretta streaming su Facebook, quindi secondo me è il primo esperimento di fondere le nuove piattaforme che sono il web, perché ormai il grosso della comunicazione parte da lì, quindi una diretta Facebook, e poi invece una diretta Facebook, quindi una roba molto moderna di una roba classica che è una jam. Noi diciamo alla vecchia perché siamo nati con quella roba lì, però uno che ha 18-20 anni oggi, quelle situazioni lì non le ha mai viste, non ha mai visto una jam dove scendi, sale un altro e parli tranquillamente con l'artista main della serata. Sono abituati magari a serate dove c'è l'artista che suona, backstage, c'è separazione tra pubblico e artista, quindi è un'idea figa, l'ennesima idea figa di ESA, che non a caso è uno dei pionieri di sta roba in Italia da più di 20 anni, quindi è ovvio che le idee poi vengono alle persone che ci hanno sempre creduto e hanno sempre spinto sta roba qua. Io ti dico, ho perso un po' i contatti con i nuovi rapper, ti dico la verità. Di forte c'è lui, adesso non perché qua, però mi piace, è bravo, che perché ha un bel approccio e molto, cioè spacca però vola basso, che secondo me è importante. Oggi c'è gente che dopo che fa un video che va bene inizia a sentirsi chissà che, invece la componente umiltà è importante, perché devi essere, per essere umile devi essere molto convinto di te, devi avere tanta autostima, quindi normalmente chi invece esagera è perché ne ha poca e tende a compensare con la spocca. Adesso c'è tanta gente che mi scrive, che mi chiede, sto iniziando, cosa devo fare, dammi qualche consiglio, li incontrerai live. Ragazzi, il consiglio è lavorare sulla quantità, ok, va bene, ma senza sacrificare la qualità. Se vi riesce a fare quantità e qualità, fate tanta roba, fatela uscire e proponetela con le modalità di adesso, che sono video a nastro. Però se vi riesce faticoso fare roba di qualità, fatene meno, ma quello che fate uscire fate in modo che funzioni e che sia, se non originale, quantomeno personale, vi rappresenti, che non sia la copia di qualcos'altro. Io ho sempre fatto musica con questo approccio, quando ho iniziato col primo disco 25 e adesso con The Leftovers, questa cosa paga, perché comunque poi il risultato che arriva è un risultato che è tutto vostro, quindi questo è il consiglio che vi do. Se non paga ti appaga. Quantomeno. Esatto, se non paga quantomeno ti appaga, poi classifica, milioni di view, quello è un'altra roba, viene dopo, però se siete agli inizi basatevi su questo. Io vi saluto direttamente da Milano, dalle colonne, ringraziamo i ragazzi di Todos a Cuba che hanno fatto da punto di riferimento per due interviste, l'altra la vedrete,
bella al Papi che ormai fa parte dei leftovers di diritto, e bella Slim che anche lui si è guadagnato questa fetta, e lo vedrete in qualche live prossimamente. Grandi Rap Advisor, continuate a spingere l'hip hop, gli emergenti, i non emergenti, e per come la vedo io nel 2018 anche Ape è un emergente. Ciao ragazzi. Ok, siamo arrivati alla fine.